Ciao a tutti ragazzi, oggi un video diverso dal solito perché sono qua con Andrea di Amorini, l'importatore italiano di TSL, in particolare lui è il marketing special italiano di TSL e oggi ci spiegherà un po' tutta la linea di ciaspole che propone TSL, vedremo un po' le varie caratteristiche. Ma iniziamo subito, prima domanda che ti faccio Andrea, chi è TSL? Se ci dà anche qualche info, la sua storia, qualche informazione. Ciao a tutti e ciao Riccardo e grazie per questo video. TSL è leader mondiale di produzione di ciaspole, racchette da neve e zaini portaciaspole che diciamo vengono distribuiti in più di 50 paesi del mondo, fra cui Italia, e noi infatti siamo importatori esclusivi del marchio dall'albore della nascita del marchio in Italia. Oggi vorrei vedere con te e approfondire la questione delle gamme delle varie ciaspole, quindi la linea Discovery, che diciamo connovera le 305 e 325, la linea Grip composta dalle 418, 438 e le Highlander, e la linea Hyperflex che è quella che diciamo nel suo interno ha tutti i prodotti chiamati singles. Quindi partirei insomma dal telaio per vedere poi le varie tipicità per ogni racchetta. Perfetto, dunque inizia pure a descriverci i vari telai che praticamente iniziamo anche a dare qualche termine tecnico. Con telaio, mi dicevi, si descrive la parte inferiore della ciaspola, quella plastica, sì, giusto? Sì. Allora, i telai loro li dividono in tre fasce. La prima fascia è la fascia Discovery, alla quale appartengono i modelli 305, 325 e, novità di quest'anno, 345. Sono telai ad ampia portanza, quindi a grande litraggio, quindi sia per pesi che per carichi molto importanti. La serie Grip invece è composta dalle 418-438, quindi questo modello qui, e da questo modello che sono le Highlander. Poi vedremo i vari attacchi all'interno dei modelli che compongono la gamma. Mentre il telaio Hyperflex è questo qui, quindi questo che vediamo nella versione rossa sopra il tavolo, e la Hyperflex Racing, quindi destinata più agli atleti che fanno corsa con ciaspole e trail su neve. Questi sono i vari telai che abbiamo qui davanti. Se posso permettermi di fare un'ultima specifica per far capire anche a casa, anche a chi ci guarda, quali sono le destinazioni d'uso dei vari telai, sì, prenderei diciamo ad esempio un settore un po' lontano da noi, il settore automobilistico. Perché dico questo? Perché fondamentalmente si possono dividere questi telai come se fossero dei veicoli, delle autovetture. Serie Discovery possiamo dire che è un'utilitaria, quindi il telaio della 305-325 è un'utilitaria con il quale il rapporto qualità-prezzo si può fare qualunque cosa, andare ovunque, sempre in riferimento all'utilizzo di una ciaspola. Certo. Poi passiamo a un telaio un pochino più performante, serie Grip. La serie Grip può essere paragonata a un SUV, quindi è, parlando del mondo automobilistico, un SUV che può avere il 4x4, trazione integrale, quindi una diciamo forte peculiarità e forte focus sul grip. Ok. Serie Hyperflex Symbios, sia Racing che la Hyperflex in tutta la sua gamma, può essere paragonata a una berlina, quindi molto comodo, molto lusso nei modelli particolarmente precisi e rifiniti, e comunque una comodità di rullata e di falcata impareggiabile rispetto agli altri modelli. Perfetto, dunque prima di addentrarci all'interno di ogni singola linea, io direi di diciamo fare una specie di leggenda, cioè diciamo un attimo la nomenclatura, come si chiamano i vari pezzi, così che lo sappiamo bene, così dopo anche quando ne parliamo non ci perdiamo. Ok, questa è una cosa molto importante, Riccardo, per un motivo. Tutte le ciaspole della TSL, di tutte le serie, quindi Discovery, Grip e Hyperflex, sono 100% riparabili, con pezzi garantiti per 10 anni. Quindi, partiamo appunto, come ho detto prima, dal telaio. Questo è il telaio di riferimento, serie 305-325. E quindi si chiama telaio. Altro pezzo che va installato sul telaio, la piastra. Questa è la famosa piastra. Ogni modello ne ha una a disposizione. Esiste la piastra fissa, che è questa qui, che è in questo momento in mia dotazione, o la piastra telescopica, che è quella composta da maschio e femmina che scorrono una dentro l'altra, della quale per esempio sono equipaggiati i modelli original, i modelli access, quindi ogni modello ha la propria piastra. Questo qua che va avanti e indietro. Questo scorre sul binario, esatto. Da telaio a piastra poi abbiamo la talloniera. La talloniera è banalmente dove noi alloggiamo il tallone dei nostri scarponi da montagna. Quindi questa talloniera si va a installare sulla piastra, quindi si installa su questo dispositivo qui e scorre fino alla taglia desiderata dello scarpone dell'utilizzatore.
Nella talloniera sono presenti anche il cricchetto laterale, che è quello con il quale noi serriamo la nostra ciaspola, semplicemente con un movimento di apertura, lo vedremo sui vari modelli. Abbiamo poi, sempre parlando della parte posteriore della ciaspola, il famoso pad. Questo è il pad di comfort, che diciamo è possibile trovare nei modelli 305-325. Che è quello che avvolge il collo del piede. Il collo del piede, esatto. Cioè più semplice come questo, che è in monomateriale, oppure in bimateriale tipo questo qua, che è chiaramente più comodo rispetto alla prima versione. O altrimenti lo abbiamo in tessuto, poi li vedremo nel corso dei modelli. Questo è il cricchetto laterale, quello che abbiamo visto prima, che serve per chiudere la cremagliera. La cremagliera è questa qui, quindi questa si chiama cremagliera, nella quale scorre il cricchetto. E sempre parlando della parte posteriore abbiamo l'alzatacco, che va a installarsi banalmente su questa parte della ciaspola. Quindi fra la piastra e il telaio noi riusciamo ad installare l'alzatacco. L'alzatacco è molto importante perché svolge una funzione di ausilio del ciaspolatore, quindi lo aiuta, diciamo, nei pendii in generale. E anche questo ha un meccanismo di blocco della talloniera, quindi si può banalmente, tirando su questa levetta che si chiama farfalla, si può bloccare la piastra al telaio. Andremo poi a spiegare nel corso dei vari modelli se questa è una manovra da fare o non fare, perché qui c'è grande diatriba in questione. E l'ultimo pezzo sono i chiodini, della quale parliamo, quindi sono i chiodini di ricambio per la parte sotto del telaio, che troviamo qua, che si installano qua sotto, sono i 6 chiodini con la loro protezione. E per concludere abbiamo il rampone anteriore, che può essere o in alluminio o in acciaio inox, e i perni laterali che si mettono, diciamo, che collegano la piastra con il telaio, che si mettono in questa posizione. Questi sono perni che si chiamano pivot. Ok? E questi sono i pezzi, diciamo, per avere fatto un po' di anatomia della ciaspola. Perfetto, dunque adesso che abbiamo capito come si chiamano le varie parti di una ciaspola, andiamo ad analizzare le varie ciaspole che TSL ha a catalogo, iniziando dalla serie Discovery, che era la più semplice. Vai, a te, io te le passo. Le famose utilitarie. Allora, mi hai passato il modello Roll. Questa, diciamo, è proprio la entry level della gamma Discovery, quindi la più semplice in assoluto, la più accessibile, anche la più economica, fra quelle che vediamo qua sul tavolo, perché ha banalmente un alzatacco inferiore con meccanismo di blocco piastra. Questo parliamone subito, Riccardo, perché è importante. Vai. Il meccanismo di blocco piastra, da istruzioni del prodotto TSL, non va utilizzato in marcia, in nessuna casistica, perché è pericolosissimo, nel senso che rischia di compromettere l'utilizzo della ciaspola sulla neve. L'andatura naturale delle ciaspole, quindi dell'utilizzatore, deve essere garantita semplicemente da questo movimento, quindi dalla piastra che bascula sul telaio. Non va nella maniera più assoluta bloccato in marcia. Infatti, come puoi vedere dal tavolo che abbiamo a disposizione, questo meccanismo è presente nei primissimi modelli della serie Discovery, quelli destinati anche al noleggio, a un utilizzo sporadico, a un ampio stoccaggio, e infatti questo meccanismo è ben presente in questi primi modelli. Come si sale un po' di categoria e come si oltrepassa, quindi, con le altre serie, la Grip e la Hyperflex, questo meccanismo non viene più prodotto. È presente l'alzatacco, ma non il meccanismo di blocco piastra. E allora te lo chiedo, cioè, se non dobbiamo utilizzarlo mentre camminiamo, a cosa serve? Serve semplicemente per riporre le ciaspole nei noleggi, nei rifugi. O magari lato zaino. Esatto, lato zaino, perché le piastre, non, diciamo, battendo fra di loro, non si rovinano. Quindi è un meccanismo di sicurezza per lo stoccaggio, non per la marcia. Okay. Questo deve essere chiaro. Quindi da oggi non lo utilizziamo più. Ok, questo è chiaro. Mi raccomando, qualsiasi persona lo dica, è sbagliato. Ve lo diciamo da lato produttori. E quindi questa è la serie, diciamo, è il modello Roll. Che differenza c'è fra, per esempio, modello Roll e modello Rock, che sono le due ciaspole prodotte in esclusiva per il mercato italiano? Okay. Il modello Rock rispetto al Roll ha il pad in doppio materiale, quindi molto più comodo sul livello del collo del piede, la talloniera è uguale, l'allacciatura in quel modello, nella 305 Roll, come puoi vedere, Riccardo, è monodirezionale, quindi è un'unica fettuccia nera che stringe la punta dello scarpone dell'utilizzatore, mentre in questo modello che è in mio possesso il meccanismo di allaccio è ripartito fra due ali
laterali, non sono ale regolabili come ci sono in altri modelli, cioè che aumentano il volume dello scarpone anteriore, sono ale fisse. La grande novità di questo modello rispetto ai modelli che sono sul tavolo è avere appunto l'utilitaria 4x4 e quindi qui c'è il segreto. Questa ciaspola è dotata di per sé di 4 lame in acciaio inox, ovviamente parlando della coppia. Sì. Questi grip sono in dotazione con queste ciaspole da neve, mentre in tutte le altre della serie Discovery possono essere montati, quindi si possono acquistare separatamente e montare. Quanto costano? 75 euro. Questa ciaspola viene all'incirca fra i 150 e 160 euro di prezzo di mercato, mentre il modello Roll 120, quindi con 30 euro di differenza si può acquistare una ciaspola che è già in dotazione alle lame. Rispetto che magari aggiungerle dopo, che se costa già 130 passeremo ai 200. Esatto. A te, il secondo, terzo modello. Differenza con questo è il modello Elevation. Praticamente qui si parla di una Rock senza lame sotto, quindi ha meno grip ovviamente rispetto a quel modello là. La differenza è che la parte anteriore, quindi nella parte posteriore è uguale al modello Rock. Nella parte anteriore sono presenti le alette che fissano lo scarpone alla parte anteriore della ciaspola regolabili. Qual è la differenza tra la non regolabile e la regolabile? Che questa potenzialmente si calza anche con scarponi molto voluminosi, tipo il mio 48, tipo 47, il tuo 48, esatto, sta, anche lì la metti ma triboli un po' più, ok? Quindi bisogna un attimo sapere che tipo di esigenze hai tu in gamma, se no per il resto siamo simili. Ok. Il modello Initial, sempre 305-325, qui parliamo di una 325, e questo è il primo nella quale noi possiamo vedere la chiusura boa. Quindi qui, è chiaro, è molto molto importante come tipologia di chiusura, perché se per esempio le ciaspole sono destinate al noleggio, o comunque si preferisce una ciaspola molto veloce da calzare, da inserire e sfilare all'interno dello scarpone, con questo meccanismo in 2 secondi si alza la leva, si allarga lateralmente i fili dell'attaccatura boa e si inserisce lo scarpone. Si rispinge la ghiera verso il basso e semplicemente facendo questo meccanismo di rotazione si riesce a stringerla sul piede, quindi veramente semplicissima. Poi ormai il boa praticamente lo troviamo sia su scarpe da trekking, trail, alpini. Diciamo che ormai l'abbiamo imparato a conoscere, per fortuna. E quindi anche gli utenti sono ben propensi ad utilizzare questa tipologia, esatto, di chiusura. Il prossimo modello è la 325 Access. Questo è un modello un pochino più particolare rispetto ai modelli che abbiamo visto adesso. Perché? Perché la piastra è telescopica, quindi abbiamo un binario a scorrimento che si aziona pigiando questo blocco che si chiama memo lever laterale, si aziona questo blocco e la piastra scorre all'interno del, diciamo, fra maschio e femmina, e quindi in questo modo non si ha un disavanzo di piastra sul telaio, quindi si ha sempre il piede molto compatto e si sente un tutt'uno con la racchetta da neve. Che cosa va detto? Qui c'è una differenza anche di alzatacco, perché mentre in quei modelli l'alzatacco è in acciaio inox e a funzione manuale, qui si chiama Easy Ascent e si può utilizzare anche con inserire e disinserire con la spinta del bastoncino. Okay. Quindi anche questo è un livello di comfort maggiore, quindi stiamo salendo con i gradi di comfort rispetto agli altri modelli. E anche col prezzo, immagino. E anche col prezzo, questo è sempre, va da sé. Ultimo modello della serie Discovery qui presente è la 325-305 Original. Che differenza è? Ha rispetto alle altre, è come la 325 Access, ma ha col boa. Il boa anteriore, quindi praticamente è la sorella maggiore dell'Initial. Ok, quindi questa è la le gamme del telaio. È chiaro che il mio suggerimento è quello di capire in primo luogo se il telaio è giusto al tipo di escursione che si va a fare. Questo è fondamentale. Poi si può decidere per più o meno comfort, per più o meno tecnicità a livello di attacchi, però in primo luogo capire perfettamente se il telaio è consono al tipo di uscite che si pensa di fare. Questo perché questo è, diciamo, il telaio Discovery, come dicevamo, è pensato tanto per delle escursioni abbastanza semplici, sì, cioè niente di troppo complicato. No. Perché per il complicato esiste il modello Grip. Esatto, per il complicato è il Grip. Che adesso andiamo a vedere anche la gamma Grip. Ok, ultima cosa che ti vorrei far vedere, che è una piccola chicca, è il modello 302.
quindi telaio sempre impostato sulla serie Discovery, destinato a bimbi e bimbe fino agli 8 anni d'età circa. Quindi è una ciaspolina più semplice sotto il punto di vista degli attacchi anteriori e posteriori, che però fa compagnia alle sorelle maggiori. Perfetto, quindi passiamo dunque al nostro SUV, giusto? Come sì. Dicevamo, la serie Grip. Vai, ti passo la prima ciaspola. Grazie, grazie. Questa è una ciaspola che si chiama 438 Up and Down Grip. L'abbiamo nella versione boa e nella versione a clip normale, quindi non boa. Quella ricorda un pochino più gli attacchi degli sci, gli attacchi degli scarponi, quindi è una clip più semplice rispetto alla, diciamo, alla chiusura boa e un pochino più complessa rispetto a una cuffia tradizionale, che è per esempio quella della Under Access, che dopo vedremo. Che cosa cambia? Queste sono, a mio punto di vista, io dovrei essere imparziale, ma lo dico, sono eccezionali queste ciaspole. Perché? Perché è l'unica ciaspola nel mercato che consente alla piastra di basculare sotto il livello del telaio. E questa è veramente un'innovazione incredibile che ha fatto TSL, perché in alcuni momenti, in alcune situazioni, fa sì che, in questo lo facciamo vedere, fa sì che questa parte della, della piastra possa andare al di sotto del livello del telaio. Questo in caso di salite e discese è di un aiuto incredibile, perché in caso di discesa la schiena dell'utilizzatore resta sempre dritta e quindi anche il peso viene ripartito in maniera completamente diversa rispetto a ciaspole, diciamo, di altre tipologie, altri modelli. E in questo modello sono presenti i grip sempre in acciaio inox, ma come potete vedere la differenza rispetto alla serie Discovery è che i grip sono posizionati in un luogo più distante rispetto al tronco centrale della piastra, quindi questo è molto importante perché la presa viene esercitata esternamente rispetto al livello della piastra, quindi questo fa molta differenza. Anche in questo caso le impostazioni e regolazioni dell'alzatacco, che qui è diciamo composto da una barra metallica, può avere tre regolazioni: la regolazione che abbiamo appena visto per la discesa o altrimenti la regolazione così, quindi alta, o la regolazione basica, che è il livello comfort normale. Queste sono anche ottime per grandi carichi sulla schiena, grandi spostamenti, e hanno una portanza incredibile, cioè il rapporto fra l'altezza, il peso e il livello di galleggiamento proposto da questa ciaspola è impareggiabile rispetto a tutte le altre della gamma. Diciamo che con quelle che, se uno volesse portare dei carichi veramente alti, sono le più consigliate. Sì, assolutamente. Anche in caso di molte salite e discese, quindi se ci sono ambienti con molto dislivello, queste offrono una qualità di comfort incredibile rispetto a tante altre. Se andiamo magari su una situazione di grip comunque con traversi, appunto come dicevamo il classico SUV, andiamo sul telaio Highlander. Il telaio Highlander si compone di questi quattro modelli: Highlander Access, Highlander Original 2, Highlander Adjust e Highlander Instinct. Questi sono i quattro modelli che compongono la linea. Anche qui, in che cosa si differenziano? Riagganciandoci al discorso precedente, hanno tutti e quattro l'alzatacco Easy Ascent, quindi quello che si inserisce con la semplice spinta del bastoncino e non in manuale. Poi, in base alla performance ricercata, esistono con più o meno comfort. Questo è il modello basico, quindi cuffia anteriore in materiale plastico con alloggiamento con ali regolabili, rampone in acciaio inox e talloniera con piastra regolabile, quindi che scorre maschio e femmina. E in questo modello, per esempio, è presente la memorizzazione laterale della taglia. Questa è un'altra cosa importante da dire, che è presente in tutti i modelli della serie Highlander. Questa cremagliera consente di centrare sempre il pad sul collo del piede dell'utilizzatore, quindi dando il massimo comfort assoluto. E va impostata la prima volta e poi non si tocca più. Quindi tiene in memoria tutte le preregolazioni, quindi speso tempo una volta per regolare la ciaspola, poi si ritrova in tutto l'arco della vita del prodotto. Modello Original assomiglia molto al modello Access, va detto che qui la differenza principale è l'attacco boa anteriore e anche questo presenta un rampone in acciaio inox nella parte superiore, due denti sempre vicini al rampone che esercitano pressione, come dicevamo, insieme a tutti gli accorgimenti tecnici del telaio, quindi grip, contact grip presenti nella parte posteriore del telaio e rocker inferiore, più lame che questa volta rispetto ai modelli 418 e 438 sono molto esterne, quindi danno una presa molto uniforme per tutto il telaio della ciaspola.
modello, uno dei più performanti è l'Adjust. Differenza rispetto agli altri due è che ha il pad in tessuto, quindi ulteriore livello di comfort. Non è più in doppio materiale come nei modelli precedenti, ma è in tessuto, quindi abbiamo un comfort molto elevato. Nella parte posteriore è uguale agli altri due modelli visti prima. Novità è l'Highlander Instinct, quindi questo è il modello di punta di questa serie. Che cosa cambia? Come si può vedere, non ha più il pad alla caviglia, ma un meccanismo intero, anche questo brevettato da TSL, che si chiama Instinct. Quindi il boa anteriore non svolge più la funzione di blocco solo della parte anteriore del piede, ma blocca tutto il piede, quindi sia la parte della cremagliera, della talloniera in fondo, che la parte anteriore. E quindi anche qui abbiamo la piastra telescopica, che questa volta scorre con un meccanismo non a clip, tipo quella piastra là, ma a farfalla, quindi si alza questo meccanismo e si fa scorrere la talloniera. Ok, comunque è abbastanza semplice da usare. Sì, è molto semplice da utilizzare, è molto semplice e è molto resistente. Sembra molto leggero come tipologia di materiale e come impostazione, ma nella realtà dà una sensazione incredibile sul piede, è un tutt'uno fra scarpone e ciaspola. Infine dunque, quelle che diciamo le nostre berline, la serie Hyperflex. Sì, qui abbiamo la serie più comoda in assoluto, quindi si parla di un prodotto che può essere utilizzato da tutti, dipende che tipo di utilizzo e di performance uno ricerca da una ciaspola, perché qui il livello di comodità è impareggiabile. Quindi mentre le Highlander, per esempio la serie Grip, la sconsiglio in casi di territori e terreni pianeggianti, situazioni di molto comfort, perché comunque hanno delle tipicità che si sfruttano su altri ambienti, ambienti più tosti, fra virgolette, qui abbiamo una linea che volendo si può utilizzare anche in ambienti, in contesti semplici. È chiaro che è pensata per un livello di comfort molto alto, quindi anche in caso di alta montagna, livelli diciamo più impegnativi, questo è un telaio eccezionale. E qui abbiamo i modelli che si chiamano Symbioz Access, Original 2, quella lì grigia, Phoenix, Elite, Adjust e Instinct. Quindi come noterai, se hai seguito un po' il filo comune, i modelli hanno tutti lo stesso nome. In base, quindi ecco perché dico sempre che la differenza la fa molto il telaio, perché i modelli poi i nomi sono molto simili, anche perché gli attacchi più o meno sono quelli. Qui abbiamo Access, appunto, accessibile, è il primo prezzo, la prima tipologia di Hyperflex. Qui abbiamo lungo il telaio i rinforzi in fibra di composito di vetro, mentre per esempio nei modelli più performanti li abbiamo in fibra di composito di carbonio, che servono per garantire flessibilità a tutto il telaio della ciaspola, dalla parte anteriore alla parte posteriore. Quindi questo meccanismo è incredibile, quindi loro si piegano senza rompersi. È chiaro che il tipo di spinta e di rullata che ti dà il carbonio è molto elevato rispetto a quello che ti dà la fibra composita in vetro. Anche nella parte posteriore ci sono delle differenze, perché per esempio nella Elite, che è un modello di alta fascia, e nella Access, che è un modello più accessibile, i ramponi anteriori sono diversi. Qui si vede un ramponcino a punta, mentre lì è un rampone a dente in acciaio molto performanti. Quindi ecco, anche sotto la differenza a lato contatto neve si vede e si nota. Gli attacchi sono molto più semplici. I rinforzi in fibra di vetro sono tenuti da dei hook, cioè dei ganci che sono intercambiabili anche questi, quindi anche in caso di perdita questi ganci possono essere riparati e sostituiti. Ok, questo è per quanto riguarda il modello Access. Il modello Original 2 è molto simile al modello Access, si dividono sempre questi in tre taglie, quindi SML in base al peso sì, esatto. E sempre piastra telescopica, quindi maschio che scorre all'interno della femmina, attacco boa davanti e talloniera con memorizzazione laterale della misura e cricchetto laterale che si stringe per chiudere, ok? Quindi classico, molto semplice anche nella parte posteriore come la Access, differenza attacco boa. La Phoenix è praticamente, la novità di quest'anno, è una Original 2 ottenuta riciclando tutti gli scarti di produzione della TSL, quindi questo telaio si ottiene grazie al recupero di tutti gli scarti dei telai delle ciaspole in produzione, quindi è completamente riciclata al 100%. Nella funzionalità è identica a una Original 2, tranne per quanto riguarda la parte dei ramponi a contatto con la neve, che segue le sorelle maggiori, quindi Elite, Adjust. È un ibrido a metà. Esatto.
è una, infatti eccola, la posizioniamo a metà. La Elite è molto molto performante, molto bella anche esteticamente, mm-hmm. c'ha un colore eccezionale. A differenza dei modelli precedentemente trattati, qui abbiamo la chiusura in pad, quindi tessuto molto molto comodo, anche avvolgente a livello della caviglia, e chiusura anteriore con clip. Quindi qui abbiamo un ibrido fra la prima chiusura della Access e la chiusura boa dei modelli Original o Phoenix. Mm-hmm. Modello Adjust è un modello che ha come peculiarità, molto simile all'Elite, peculiarità attacco AMA, quindi la differenza fra i due è questa. Ultimo modello, che è la Instinct, come abbiamo visto prima per il telaio della serie Highlander, ha la possibilità di essere serrata tramite una rotellina, una ghiera anteriore, che contribuisce alla chiusura dell'intera ciaspola, quindi non esiste più il meccanismo di pad che blocca lo scarpone al telaio. E devo dire che veramente questa è una situazione di comfort veramente veramente incredibile, cioè ti fa sentire un tutt'uno con l'attrezzo che uno utilizza sulla neve, quindi anche questa ha un livello di presa e di grip incredibile. Ti dico, l'Highlander ha molto grip esterno grazie ai grip, la serie Hyperflex ha molto grip interno grazie a questi ramponcini presenti lungo tutto il dorso delle ciaspole, e queste intelaiature fanno sì che si possa flettere tranquillamente senza provocare nessun tipo di fastidio, tant'è che durante il passo viene accompagnata sia in salita che in discesa con questo meccanismo, quindi si ha una sensazione di camminata completamente naturale. Dulcis in fundo abbiamo anche la novità 2024, giusto? La Smart, cioè una ciaspola che non è proprio una ciaspola. Sì, infatti è difficile anche definirla, perché è un ibrido, come dicevamo prima, fra ciaspola e ramponcino da trekking. È una soluzione di mezzo. Loro, nel momento in cui TSL ha creato questo ibrido, appunto, ha pensato a delle situazioni in cui il terreno nevoso magari c'è neve bagnata, non c'è molta neve fresca, quindi è una ciaspola, fra virgolette, accompagnatoria. Mm-hmm. Esiste in tre misure SML, S rosa, M blu e L è il modello verde. Anche qui viene utilizzato lo stesso tipo di attacco che è presente nei modelli Instinct, quindi nella Symbiote Instinct e nella Lander Instinct. E la novità di questa ciaspola è che praticamente moltiplica per due il rapporto di portanza, quindi sostiene due volte il peso dell'utilizzatore rispetto a quello che è il peso specifico. Quindi se una persona pesa 100, diciamo che supporta fino a 200 kg. È chiaro, va capita, non va utilizzata come una ciaspola della serie Discovery, ma va usata in ambienti molto più easy, molto più tranquilli. Quindi una classica passeggiata su terreno battuto, esatto, fino al rifugio. Esatto, esattamente, questo è il suo tipo di utilizzo. Infine concludiamo il video con una domanda che avete fatto direttamente voi. Mi avete chiesto di chiedergli qual è, diciamo, la miglior ciaspola un po' tutto fare, cioè una ciaspola che posso prendere e andare un po' ovunque senza avere tanti problemi. Io, come ti dicevo, per questa domanda risponderei e consiglierei sempre il modello 305-325 Rock. Perché? Perché è un'utilitaria con la quale si può fare un'uscita un po' fuori porta. Un po' fuori porta, non troppo. Quindi il fatto che questa ciaspola abbia già di per sé in dotazione i ramponi la rende veramente versatile. Quindi smontando i ramponi ci si può fare qualsiasi cosa sia attribuibile alla serie Discovery delle ciaspole, con i ramponi ci si può spingere un po' più in là. Chiaro che non troppo in là, nel senso, se è un qualcosa di più complicato... Sì, non è un Highlander. Esatto, si può andare su un Highlander o su una Hyperflex, però con questa modello 305-325 si fa un po' tutto. Quindi secondo me questo modello rende diciamo al top per versatilità, quindi per accessibilità e versatilità del modello. Perciò ragazzi, noi, nella speranza di avervi aiutato a scegliere la vostra prossima ciaspola, è vero, ce ne sono tante in commercio, ne abbiamo viste davvero tante, però alla fine, se andiamo a ridurle, le famiglie sono tre e cambiano per qualche peculiarità, quindi alla fine sono tante, ma perché ci sono giusto un po' di scelte che uno può fare in fase d'acquisto. Io ringrazio Andrea per averci dato la possibilità di fare questo video. Grazie a tutti. E nella speranza di essere stati esaurienti e esaustivi anche per questo video, noi ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!